Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato da NYX. Mi sono recata nel negozio NYX, quello che si trova a Roma, nel centro commerciale Porta di Roma. Ho swatchato tantissimi rossetti, burro labbra, rossetti liquidi, blush, però poi alla fine ho acquistato un blush e sei rossetti tra rossetti liquidi e rossetti normali, diciamo così. Come sapete, sono stata a Roma per circa 5 giorni, quindi ho acquistato qualcosina di make-up e di abbigliamento. Se volete, vi lascio giù nell'info box tutti i link, perché mi sono recata sia da Madina che poi sono stata a Victoria's Secret e ad altri negozi. Comunque, e niente, iniziamo. Vi mostro tutto. Ho messo tutto nella bustina vera e propria di NYX. E nulla, ho acquistato innanzitutto questo. Come sempre vi lascio giù nell'info box l'elenco dei prodotti con i prezzi. Avevo visto questo blush già online e ne volevo acquistare uno. In realtà avrei voluto acquistarne due, però quando mi sono recata ce n'era solo uno. Questo è l'ombre blush, la tonalità che ho preso io è lo 08 Codebreaker. E niente, ha 24 mesi di PAO e dentro ci sono 8 grammi di prodotto. È uno di quei blush che ha varie tonalità di colori che potete prendere o tutte insieme oppure le potete prendere separatamente. Comunque, nella la scatola, questo è il packaging, e dentro avete questa, diciamo, velina che lo protegge, che secondo me è utile, soprattutto per me che l'ho acquistato in viaggio e magari si poteva rompere. Il blush, il packaging esterno è questo. Costa intorno agli 11 euro, avete uno mega specchio e poi qua c'è il blush. Il blush è questo. Mi piace davvero tanto il colore, di quei colori che utilizzo tantissimo. Ne avevo uno tipo questo di Essence, certo non con colori così accesi, ma diciamo che rosa e fucsia e violetto così, cioè, gli assomigliava molto, anche se questo secondo me è di un'altra qualità. Anche perché sia per il prezzo sia per il fatto che, come vedo già da qui, da come ho swatchato il negozio, non è per niente polveroso. E niente, il blush, non so se si vede. Provo a prendere entrambi i colori così vedete già mischiati come esce. Il colore è questo. Il colore è questo qui. Comunque secondo me si può stratificare, utilizzare tutti i giorni magari leggero sulle guance oppure magari alla sera con più passate perché secondo me è stratificabile. Naturalmente queste sono solo prime impressioni, poi vi farò sapere come effettivamente sta sul viso, quanto dura, vi farò una recensione completa. E niente, lo metterò anche a confronto con quel blush che vi dicevo prima di Essence che secondo me sì, sicuramente è un blush diverso ma magari come colore gli assomiglia molto. Io comunque con quello me l'ho trovata benissimo, quindi niente da dire. E nulla. Poi ho acquistato questo. Questo è un Butter Lipstick a 12 mesi di PAO. È il BLS 31 Midnight Swim. Questo qui. Già dal packaging comunque vedete il colore, questo secondo me è molto utile se per esempio non avete nella postazione make-up messe così ma dentro un cassetto, che ne so, e quindi secondo me è utile. E niente, vi faccio uno swatch, a 12 mesi di PAO, ve l'ho detto, e nulla, faccio uno swatch. Questo mi ha colpito tantissimo e secondo me questo è confortevolissimo sulle labbra perché è morbidissimo, sembra proprio burro ed è lucido, per niente matte, però mi piace tantissimo il colore. Vedrete dei colori che si assomigliano sicuramente perché sono i classici colori che piacciono a me. In realtà volevo andare da NYX per acquistare dei colori più scuri rispetto a quelli che ho acquistato, però poi dopo aver visto questi ho voluto provare questi perché sono i colori che mi piacciono tantissimo, poi dopo che avrò provato questi, a seconda di come mi sono trovata, ne prenderò anche altri sicuramente, anche perché ho visto che comunque si possono acquistare online dei prodotti, anche se io non ne avevo mai acquistato online. Poi ho acquistato questo è il Butter Gloss. Dentro ci sono 8 ml di prodotto, si chiama Funnel Delight il colore, e niente.
Questo invece non potete vedere qual è il colore, a meno che non l'avete così nella postazione. Il colore è questo. Questo è molto molto più fucsia rispetto a quello precedente. Infatti è molto più acceso. Però secondo me vi rende le labbra tantissimo luminose e sembrano quasi specchiate. Secondo me le rimpolpano anche. Mi piace tantissimo questo colore, quindi lo volevo Poi prendere. Ho acquistato questo che è il Chunky Dunk, qui dice che per idrata le labbra, dentro ci sono 3 grammi di prodotto, è il numero 04 io ho preso, ed è il Pomegranate Margarita il colore. Questo è l'ultimo che ho acquistato, che inizialmente non volevo prendere perché comunque secondo me è un idratante, lo potevo trovare anche, questi chubby si possono trovare anche di altre marche, però poi alla fine, presa dal fatto che qui nella mia città non c'era, l'ho acquistato lo stesso. E niente, il colore è molto scuro, ma secondo me non tinge, colora le labbra, ma non le tinge. Vi faccio uno swatch, infatti è molto leggero, però secondo me idrata e va benissimo per tutti i giorni. È questo qua. Infatti, anche per questo motivo che inizialmente non lo volevo prendere, però poi alla fine l'ho preso. E niente, secondo me va benissimo, anche perché è di quei colori leggeri che non dovete stare attenti a come ve lo mettete, potete metterlo così, diciamo, occhi chiusi, perché è più un idratante che non un rossetto che colora le labbra, però l'ho voluto prendere e l'ho preso. Questo comunque vedete subito il colore qual è e potete metterlo così nella postazione, vedete subito il colore come il primo. Io questi così chubby, così matite rossetto tendo a non metterle così nella postazione make-up, ma a metterle in un cassettino, questo che vedete qua. Quindi anche se si vede il colore, lo apro e poi cerco quello che mi interessa. Poi ho acquistato anche altri tre. Ho acquistato questo, che è il Soft Matte Lip Cream. Questo è il numero SMLC 18. Volevo vedere se c'avevo un nome. Non vedo nessun nome. Ah sì, Praga, praticamente. E niente, qui è morbidissimo. Anche questo non lo vedete se nella postazione lo tenete così, a meno che non si vede tutto. Non potete metterlo, diciamo, a pancia in giù. Questo è cremoso. È un rossetto liquido cremoso. Ed è. Mi sembra quasi come quelli di Wycon, diciamo così. Mi piace tantissimo il colore, penso che questo sia il più scuro di quelli che ho preso. Ed è quello che mi piace anche di più, perché è un soft matte, quindi è morbido, ma allo stesso tempo matte, e quindi niente. Poi, gli ultimi due, ho acquistato questo che è matte, il matte lipstick, credo che siano dei più infamosi di NYX. Ha 12 mesi di PAO ed è Tea Rose, ed è questo colore qua, un classico colore che io utilizzo tantissimo. È subito comunque molto cremoso ma molto scrivente ed è questo colore qua. È proprio il colore che io immagino per un Tea Rose, cioè il nome secondo me è perfetto per il colore che ha. E nulla. Comunque, mi sembrano dei rossetti di qualità, poi non so quanto durino perché non li ho mai utilizzati. Ho visto anche quelli della collezione Lingerie, però non lo so, swatchati online mi piacevano, però dal vivo ho preferito prendere questi. E poi ho preso questo che sembra più una matita rossetto ed è il Full Throttle Lipstick. Ci sono 2,4 grammi di prodotto e ha 16 mesi di PAO. E questa è la FTLS05. Trickster si chiama il colore ed è questo qua. È stranissima anche la forma perché non è arrotondata ma è squadrata. È fatta così. E anche questo è sulla tonalità comunque dei colori che vi ho mostrato prima. È molto cremoso ed è questo qua. Questo dà più sul viola mentre gli altri sono più sul rosato. Questo dà più sul viola. Piaceva tantissimo, l'ho voluto prendere. Anche questo era tra quelli che ero un po' indecisa insieme al chubby che c'è qua. Però poi ho visto il colore e mi è piaciuto tantissimo. Non lo so, voi che
Che rossetti avete provato di NYX? Fatemelo sapere, scrivetemelo giù, perché mi piacerebbe provarne tanti, tanti altri. Se me ne consigliate qualcuno, ditemelo, perché così magari un prossimo, non lo so, ordine online posso prenderli. Questi sono quelli che mi piacevano di più di quelli che ho visto. Alcuni non erano disponibili perché, come sapete, a Roma ha aperto da poco e sicuramente ci sono, molte persone sono già andate ad acquistare, quindi alcuni non erano disponibili. Però c'erano tantissimi colori, dovevo prenderne qualcuno perché sennò andavo in bancarotta. E niente, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!